liberi Isaac, finisce a fettine. Oh, è tutto a posto. Dove sono tutti? Tutti morti. Li ha uccisi Isaac Larkin. E allora io? Allora chiamate rinforzi via radio. Come ci raggiungeranno? Possiamo aprire i sistemi di ventilazione. Aprite un varco per le navette. Forza, ora! Capitolo 17. Una strana città. Forza. Merda! Dobbiamo trovarlo prima che arrivino rinforzi. Avanti! Stai calmo, Carver, fisca. Hai fatto un volo di 200 metri per due volte, porco cane. Ok, che cazzo, adesso mi chiedo di aver attivato l'energia. Che ho localizzato 10 piccole rocce, una lattina vuota, alcuni grammi di tessuto logoro e una scatola di cartone. Sì, lo so cosa stai per dire. Ricalibrazione sensori risorse in corso. Raccoglitore di risorse online. Mi hanno appena informato che i robot cercatori sono in sciopero. Non che sia rilevante. Qui in mezzo al nulla. Manco di entusiasmo. Tanto per fartelo sapere, non apprezzo l'espressione scarto metallico, mio caro umano. Si dice che l'erba del vicino sia sempre più verde. Beh, ecco che cosa controlla i marchi. È lo stato finale di queste creature. È tutto fatto di metallo. Poteva esserlo. Vedete, i nativi di questo pianeta hanno costruito una macchina che ha bloccato la formazione della luna. O segui una dieta a base di uova soda. Anche se parziale, il segnale del marchio della luna parla ai nostri marchi. E non è ancora finita. Esiste una rete di lune sorelle disperse fra le stelle. Ogni luna che si completa si collega alla rete, potenziandola. Se accadrà con questa luna, i suoi compagni arriveranno presto in cerca di cibo. Ma c'è ancora speranza. I nativi non hanno configurato la macchina. Non doveva solo bloccare la luna, doveva distruggerla. Servirà il codex. È la chiave per sbloccare la macchina e per riconfigurarla. Seguite le mie tracce nel cuore della macchina e fate finire questo incubo. Sai, forse non hai... Carver, hai sentito? La macchina può distruggere la luna. Deve essere solo configurata correttamente. E Denik? Fermare Denik non sarà sufficiente. Dobbiamo recuperare il codex. È la chiave per riconfigurare la macchina. Siamo a Ground Zero. E
Quella deve essere una macchina. Allora ci siamo, eh? Sì, ci siamo. Devi promettermi una cosa. Se non dovessi farcela, ci penserai tu, ok? Ce la faremo insieme, Carver. Tu ed io. Certo. Ma se... ho aiutato ad arrivare fin qui. In fondo non è questo quello che conta. Conta per cosa? Per... io non lo so, per... il male che ho fatto. Sta zitto, Carver. Sei un bravo uomo. Ho perso mio figlio. La mia famiglia. Isaac ha ucciso Santos. È questo che fa un bravo uomo. Beh, almeno ci hai provato. Non so, ci si riesce. Già. Ehi. Mi dispiace per lui. Anche a me. Guarda, è Tenic. Non è tardi. Si torna indietro. Prendiamo quel codice. Andiamo a rompergli il culo, forza! Forza, Isaac! Denis, devi fermarmi. Isaac, sei tu. Sei davvero difficile da eliminare. Te ne rendi conto? Denis, sai della luna? Sai di che cosa si tratta? Di una parte del miracoloso ecosistema, immagino. Meraviglioso. È affamato e non è solo. Disattivando la macchina lo libererai. E poi lui e tutti i suoi fratelli troveranno i marchi. Troveranno noi e ci faranno fuori. Come puoi essere certo di quello che faranno? Tu lo temi solo perché non lo comprendi. Denik, ascoltami! Denik, ci sei? Figlio di puttana! L'hai detto giusto, Isaac. È un gran figlio di puttana. Dov'è quel bastardo? Facciamo che ti sparo io, va. Morite stronzi. Occhio, Isaac, culo a terra. Che deficiente. Isaac, sta scappando. Aspetta, ho un piano. E che piano sarebbe, scusa? Vabbè, io commetto questa mina. Oh, Isaac, che cazzo hai fatto? Madonna. Prendo io! Oh, aiuto! E come? Ma sti cazzi che te lo do! Oh! Porco Altman, l'abbiamo fatto incazzare veramente! Coglione! E ora noi abbiamo il codex, ora ci tocca configurare la macchina per distruggere la luna e tutto sarà finito. Vai così! Senti amico, non ha più spazio, ma che cazzo! No, merda! Ah, che brutto di mondo, spagno! No, no, no! Bastardo muore! Thank you.
Questi dischi per terra potenziano la telecinesi, ma fanno male con tutto. Ogni cosa ha un prezzo. Ma quale cane? Forse anche la stasi viene potenziata. Provaci quando passa il dolore. Provaci tu! Carver, ma sei dato molto, come si dice, molto sociale. Che cazzo è? Oh, allora. Ah, ecco, ok. Oh, cavolo. Ho gettato tutta la tua roba. Merda. La puta la tartaruga. Però se mi dai una mano, sai, mi piacerebbe. Tenere per me tutte le risorse? No, le metti nel deposito, stronzo. Dov'è l'ascensore? Ah, eccola. Sì, ma Isaac, ma adesso vabbè, fa niente. Tanto vediamo, tanto è vero che c'ho anche i robot cercatori, infatti. Ok, vediamo di capirci qualcosa. Raccoglitore di risorse online. Signore, ti dispiacerebbe per questa volta evitare di prendermi a calci? Raccoglitore di risorse online. Programma raccolta risorse T4M1L. Due per me, una per te. Raccoglitore di risorse online. Sai, è piuttosto strano. Ogni volta che mi sveglio, ti trovo qui a toccarmi. Ogni volta. Ma porca puttana, Isaac, dove cazzo vai? Devi venire di qua. Madonna, questo qua non ha... Questo, come, questo qua è la prima volta che gioca a Dead Space 3, madonna. Cioè... Stai zitto. Oh, che pazienza con te. Io dico, ma porca puttana, ma prima di fare la cooperativa, ma fatti la modalità in singolo per prima, cazzo. Poi uno dice che non deve bestemmiare, porco cane. Non bestemmio, però mi verrebbe una gran voglia, perché porco cane, costi qui che non capiscono un cazzo di dove andare. Wow. Allora, cosa devo fare? Ah, ho capito, di limitare questi simboli. Allora, vediamo un po'. Limitare questi simboli. Non succede nulla. Mi sa che devo fare il lato. No, mi sa che dobbiamo fare l'altro allora. Quindi. Ok. Ora vediamo che succede. Successo. Questa non è una città. Tutto questo è la macchina. Beh, l'ingegnere sei tu. Come la sistemiamo? Seguiremo le indicazioni di Serrano e riconfigureremo la macchina. Senti, abbiamo aperto un condotto verso il cuore della città. Se c'è un centro di controllo del Codex, è lì. Avanti. Non mi tiro di certo indietro. Andiamo, Isaac. Thank you.
esperto, sono laureato in lingua aliena. Ecco fatto. Visto? Sono... Ok. Ma che cazzo. Ma è vero, perché non proviamo la stasi? E la madonna. La raddoppia, ma vaffanculo, bastardo. Non ti dico. Qua puttana la tua madre sborrata, sborratissima. Cazzo. Sono invincibile, ne fate erbato. Vinto di romano, ne fate erbato. Merda! Sei da dietro, la salda fuori dappertutto. Isaac, che cazzo? Ehi, Carver, ammetto che con questa carica extra di telecinesi potremmo strappare gli arti ai necromorfi mentre si muovono ancora. Fantastico, grazie mille. Isaac, ma se fa... anzi, tu vuoi mettere a forza? Cazzo, ti fai mettere a terra da madonna, sul basso. È abbassato all'ultimo momento per evitare di lanciare. Bravo, cosa fa la controlla? Ma che cavolo, da mollami! Ma piangi, questo qua mi sta facendo i cicchiotti! Ma guarda via, chiuso, frotto! Non ho nulla contro i frotti, però io non lo sono, quindi, amico. Ma che cazzo! Vabbè, lo stiamo fatto gli arti mentre si muoveva ancora. Quella madonna, la potenza ultraterrena. Qui la solita menata, sì.